Buongiorno da Francesco Roselli in Arte Cheats Art. Ancora una volta sono a filmare proprietà nel territorio calitrano che sono abbandonate e ormai quasi cadute nell'oblio, visto che siamo in un boschetto che è abbastanza accessibile per la strada che ci passa vicino. Siamo incontrati a Difesette e questo che sto filmando e che vi farò vedere anche man mano che andrò avanti. La proprietà dei Nigro, che fanno parte della famiglia, non so se sia il soprannome sia della famiglia o della persona che conosco io, comunque i Nigro Brigandiegge, per chi è di Calitri sicuramente saprà, a memoria di persone viventi, qui abitava sul finire del Novecento, dell'Ottocento e inizio Novecento, Vito Nigro, il padre di Francesco Nigro, che è noto a Calitri, almeno anche per quelli della mia età, come Ubrigandieggi, che negli ultimi anni, negli ultimi decenni di vecchiaia, era conosciuto anche per il fatto di saper fare oggetti, stoviglie di legno, comunque bastoni e altre palette, forchette di legno. E qui lui ha vissuto ha seguito un po' la tradizione di famiglia che era quella dell'allevamento. Qui il padre Vito allevava vacche e pecore. Lui Francesco invece si è dedicato solo alle pecore perché contestualmente era bravo ad ammazzare anche i maiali, lo faceva come lavoro pubblico anche per il comune di Calitri e anche per i privati. Poi so che mi hanno detto che era molto bravo anche a costruire pozzi in pietra. Poi solo nella vecchiaia ha imparato a fare lavorare in legno e si è messo a fare quello che ho detto prima, un po' oggetti in legno. Io sto documentando i primi ruderi che sono quasi ai margini del boschetto. Sono dei ricoveri più che altro, però fatti tutti in pietra squadrata, comunque pure ben lavorate. Questo è il primo poco leggibile, che è una sorta di U perché manca la porta. Poi io mi sono fatto la strada preventivamente, così in modo tale che da fare un filmato quanto più agevole possibile, che qui era intricato davvero, fatto soprattutto di arbusti secchi e di spine. Io sto documentando adesso alcuni ambienti. Spero che il contrasto luce-ombra di adesso non sia troppo forte da nascondere un po' alcune strutture. Comunque qui c'è un'apertura con una piccola finestrella. Ecco qua. E affiancata da un'altra struttura più grande che proverò a filmare brevemente dentro, spine concedendo. Poi lo farò anche dall'alto, man mano che mi sposterò. Questa è l'apertura. Ecco qua. Come dicevo, qua ci sono tanti edifici di supporto, comunque edifici di servizio per il ricovero degli animali e anche sicuramente per gli attrezzi, per il legname, insomma, tutto ciò che era funzionale alla vita di una masseria di campagna. Oppla, ecco, lo dicevo che nonostante che mi sono fatto il percorso agevolato, c'è sempre l'imprevisto. Spero di poter essere il più preciso possibile, sia nella descrizione, ma anche nell'attenzione a dove mettere i piedi, perché non è facile mai poter conciliare le due cose. Qui, questo è l'edificio dove ero prima, gli ho girato intorno. Nulla di particolarmente interessante, però si vedono tantissime pietre, quindi era un muro abbastanza robusto. Lì c'è pure un elemento in ferro che proverò anche a documentare, nel caso qualcuno sappia anche cosa fosse o che cosa sia adesso, oltre a un relitto di ferro. Quindi diciamo erano muri molto spessi e soprattutto molto solidi. Qui ce n'è un'altra struttura, fatta sempre a casetta, come si può vedere. Spero che, ecco qua, sto camminando sul muretto di fianco. Adesso, questo è un oggetto in ferro molto doppio, con anche una sorta di filettatura, credo. Faccio così, andiamo in luce.
non so cosa potesse, comunque molto, sembra quasi una, diciamo, un cilindro di ferro con filettatura, che adesso mi sfugge il nome, cosa potrebbe essere, però comunque adesso vado avanti andando verso il corpo principale, che è la stalla. Qui vedo dall'alto ancora le strutture di prima, lì ce n'è un'altra che si emerge ancora solo i muri, il resto è tutto invaso dalla vegetazione. Adesso tento di andare un po' più avanti e si inizia a vedere l'abitazione, il corpo dell'edificio principale. Da questo lato, verso, diciamo, sud-sud-est, c'era la stalla. Questa struttura si compone di due corpi a due livelli diversi, ma comunque contigui. Adesso faccio buona panoramica anche del pietrame. Un bel portone molto grosso, imponente, fino ad arrivare al tetto. Dalla strada sembra una casetta da niente, bassa, piccola, e sembrerebbe la classica casetta di campagna senza nessuna pretesa. Invece poi alla fine risulta essere un grande grottone. Spero che non sia troppo buio dentro, però ecco qua, pare che la luce è buona. C'è ancora qualche residuo di pezzi di legno ormai marci, perché c'è molta umidità, e spero anche che non mi cada qualche pietra in testa, perché c'è qualcosa che sta cedendo. Questa è una grande volta, come vedete. Devo entrare un pochino, qui ci sono le mensole e anche probabilmente c'era un soppalco, probabilmente il legno è ormai caduto, là infatti è marcita la trave, l'ultima rimasta, ed è crollata. Qui c'è un grosso forno, peccato che l'obiettivo è un po' sporco, spero, ok. Questo qua era un grande forno, che dove si vedono ancora i mattoni, probabilmente questa era la parte dove si infornava il pane o qualunque altra cosa da cuocere. Ci sono anche degli oggetti arrugginiti, che sembrano, adesso sono difficili da documentare o comunque da toccare. E devo stare sempre attento a ogni movimento. A terra c'è anche una teiera, c'è qualche piatto rotto, comunque il forno, qualche marmitta. Questo è il forno, la parte della camera di combustione praticamente, dove si mettono le fascine. Probabilmente era di uso anche, non so, per infornare, ma anche per fare il caglio, comunque per produrre i prodotti caseari, visto che qua parliamo di una stalla molto grande, dove si, in origine, almeno per quel che ne sappiamo, era occupata anche da vacche, diciamo vacche, pecore, perché c'è la mangiatoia, dovrebbe essere più pecore e asini qua. Le vacche poi sappiamo bene che occupano molto più spazio, hanno bisogno di molto più spazio, però non sappiamo né il numero e né la grandezza delle vacche. In questo momento cerco solo di rendere l'idea dell'ambiente, che è molto grande. Spero che anche dal filmato si riesca a percepire. I fori sono anche da questo lato, quindi indice di un zoppalco, oppure il lascito delle travi che sono state poste per costruire la volta, dopo tutto, perché poi si costruivano comunque sempre dal basso, spesso e volentieri, visto che ci sono le pietre in alto, e quindi sicuramente doveva essere fabbricato anche con una piccola impalcatura a sostegno, forse una centina. Io adesso provo a uscire. Questo è il portone. Poi ho dimenticato di farmi anche la strada tra i rovi per andare al piano nobile, al piano abitato. Però cercherò di mostrarlo per quanto possibile. Poi nel frattempo cercherò anche di far vedere anche il muro laterale, cosa molto complicata, però cercherò lo stesso di infilarmi, far vedere un po' anche il muro laterale, poi andare dove c'è un piccolo ambiente
forse dedicato al maiale o alle galline, non saprei. La struttura è molto alta, c'è qualche coppa sporgente, però si vede l'opera tutta ben posata. Purtroppo la vegetazione qui è veramente dominante, come si vede anche da questa mia angolazione. Termina la stalla e si innalza da più o meno lo stesso livello, però si innalza la casa, che era molto alta, anche perché sfrutta un po' l'andamento del terreno, che tende un po' a salire, però comunque rispetto alla stalla è molto alto. Purtroppo la vegetazione è troppo fitta e non si riesce a percepire bene il tutto. Io cercherò di aggirare il più possibile, anche di accelerare anche il cammino, in modo tale da far vedere più, per eliminare i tempi morti. Qui c'è un bel pertugio nel fianco della casa, che è questo qui. Spero anche di far vedere il dislivello tra casa e stalla. Qua crollato questo lato di muro, e poi c'è questo ambiente sicuramente appena un po' più alto, dove infilerò solo la mano, visto che non so se sopravvive. Però è bello che ci sia anche questa mensola, non so come si entrava qua, sempre inginocchiato, però cerco di infilarmi qui con la fotocamera, cercando di filmare e documentare tutto. Cerco di mettere anche un piede dentro, così. Ecco qua, così non entro io, ma entra più che altro la fotocamera. Lì in fondo c'è un'altra mensolina. Ecco qua, come questa ce n'è una gemella là, non riesco a vedere bene tutto quanto. Ecco qua, che è un po' complicato, non vorrei rischiare, anche se la vedo abbastanza solida come struttura, perché fa un po' a crociera. Sta scaricando anche la batteria, tra l'altro, manca a dirlo, è durata anche troppo la filmata, pensavo di fare prima. Adesso mi avvio velocemente verso l'uscita e mostrare dall'alto la parte nobile, o comunque la parte abitativa, che praticamente è infestata da rovi. Ma non so se il prossimo inverno tornerò. Questo è dall'alto un po' difficile poter vedere. Là c'è il portone d'ingresso. Io comunque invito sempre a iscriversi al mio canale, per chi vorrà essere aggiornato sulle mie prossime uscite, o comunque per vedere anche le altre, che la stagione adesso va sempre peggio e quindi sarà sempre più difficile fare queste uscite. Lì si vede appena appena la struttura, anche la finestra che dà verso il lato sud. E quindi diciamo che in futuro si dovrà fare un percorso che mi sono dimenticato di fare, altrimenti mi sarei avvicinato per poter documentare meglio la struttura. Ma del resto si tratta semplicemente di un'abitazione che adesso appare caduta. Vedremo, fatto il percorso, se uscirà qualcosa di interessante, a parte il portone fatto ad arco con le pietre. Per il resto non so cosa ci possa essere, se non il tetto caduto. Io comunque invito a iscriversi al mio canale, per chi vuole essere aggiornato sui prossimi che pubblicherò, perché già ho fatto altri video ma non li ho ancora pubblicati. Mettere mi piace a chi è iscritto a Google e vuole mettere mi piace ai miei video, sarà ancora più gradito. E nel frattempo, poi, per chi vuole seguire un po' le mie cose artistiche, c'è anche il mio sito web cizart.it. zart.it, Cizart, che poi è lo stesso nome anche su YouTube mi potete trovare con Cizart, quindi è un po' tutto, è il mio nome d'arte.
Io con questo da Calitri in questa giornata, bella mattinata finalmente di metà aprile, vi saluto e alla prossima. È durato anche troppo questo video, quindi mi scuso per essermi allungato. Quindi un saluto a tutti quelli che mi stanno seguendo e apprezzano. Grazie, un saluto da Francesco.